Poi Roxanne, il galoppo di Roxanne, e in terza posizione va a filtrare il 16 Yogi GK, mentre Raipur guida a buon ritmo, 13.7 il lancio. Si toglie di gara Roxanne mentre Rocky punta in avanti. Quarta posizione per il 13 di Ronda G, farà precedere il 2 di Royal Pride e l'11 di René che risale. Punta in avanti Rocky GK, 29.8 i 400, e Rocky insiste, chiede e ottiene il via libera da Raipur. Rocky che passa 600 in 44.2, viene fuori Royal Pride che riguadagna terreno, si avanza da René Gar. Così sulla seconda curva, operazioni in avanti condotte da Rocky. 800 in un minuto, addirittura 16 il paletto, ma Royal Pride è molto incisivo, attacca Rocky, i due seguiti da Raipur, poi Ransom, precedere René Gar, sta passando in leggero vantaggio l'attaccante Royal Pride, 15.5 il chilometro. Royal Pride che sta passando, si libera Raipur in anticipo su René, galoppa Royal Pride, dal gruppo viene via bene Robinho Carr a largo di tutti. Curva finale, sta passando René Gar, sono tutti molto stanchi, attaccato da Robinho, René in vantaggio su Robinho che viene via bene dal gruppo Raipur e Ransom of Lions, la dirittura che vede Robinho Carr passare su René Gar, poi Ransom of Lions che viene a fare l'arrivo. Nel finale Robinho attacca René, i due in lotta con René che rientra a Robinho. Robinho che insiste, saluta René sul palo e lo battezza. Robinho, René, Ransom of Lions. 9-11-6, 2-1.5 addirittura per chi vince. 1-16-2, Robinho Carri, Ivano Fierro che si afferma molto bene con questo Robinho che non correva da un po' di tempo ma rientra molto bene il guard spot della Free for All. 1-16-2 l'ufficiale, Luca Fierro al training, Ivano Fierro alla guida, secondo un René Gar che ne trova sempre uno pur correndo sempre con onore, terza Ransom of Lions.